Ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News edizione giorno, che apriamo con una pagina dedicata alla cronaca con il blitz operato dalla Guardia di Finanza in diverse province italiane, un sequestro di beni per circa 6 milioni di euro per frode fiscale, coinvolta anche la provincia di Milano. Per i dettagli andiamo a collegarci con il nostro Stefano Galimberti. Stefano, a te la linea. Grazie Mauro, Mario, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Come dicevi tu, perquisizioni che sono ancora in atto, erano in atto tutta questa mattina a seguito di quella indagine della Guardia di Finanza, che ha scovato dei veri e propri reati fiscali, un sistema di lavoro sui conti correnti di varie società per ovviamente distrarre al fisco delle le somme dovute. Un'indagine, quella della Guardia di Finanza di Padova, che coinvolge anche Roma e Venezia, come hai annunciato tu, anche Milano, ha portato all'arresto di 9 amministratori e coinvolge fino a 15 società per 6 milioni di beni tra mobili e immobili posti sotto sequestro con ordine dell'autorità giudiziaria. I reati contestati sono reati fiscali e in particolare frode fiscale ottenuta attraverso delle false prestazioni, in particolare nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, da queste società operanti nell'ambito della logistica, e quindi si trattava di creare delle prestazioni affidate a delle cooperative, a società a cui le società venete, che sono le principali coinvolte nella zona di Padova, si appoggiavano per ovviamente riuscire a creare delle false fatture, delle false spese e riuscire in questo modo a pagare meno tasse. E una indagine che, appunto, come abbiamo detto, è proseguita per tutta questa mattina dal punto di vista operativo e quindi delle perquisizioni, un'indagine di cui vi daremo tutti gli sviluppi anche nelle prossime edizioni del TG. Grazie Stefano, un'altra vicenda di cronaca di diverso tipo che stiamo seguendo negli ultimi giorni è il caso dei rifiuti abbandonati nella zona della frazione Piccolini. Ricorderete il caso delle croci e delle ossa ritrovate nei giorni scorsi, ma l'intera area è divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto. Se ne è occupato Paolo Barni, io proprio da lui vado per gli ultimi aggiornamenti anche su questa vicenda. Paolo. Sì, esatto, buongiorno. Torniamo a occuparci di quello che è successo nelle campagne della frazione Piccolini e cerchiamo di contestualizzare il fatto, cioè che le ossa umane e i rifiuti cimiteriali che sono stati abbandonati sotto un ponticello in un fosso si inseriscono in un contesto che è quello che stiamo vedendo, cioè c'è questa strada, che è strada Foramagna, che era una strada che fino a poco, non molto tempo fa, era molto ambita da chi abitava nella frazione, perché praticamente dal centro abitato in pochi passi si giunge alla campagna con dei corsi d'acqua, anche chi ha cani, insomma, sono posti veramente, erano veramente belli dove andare, ed è ridotta così adesso. C'è praticamente a ogni angolo una discarica abusiva, un paesaggio che fa male vedere, sono rifiuti di ogni genere, abbiamo visto scarti di edilizia, scarti di vecchi mobili e poi vedete anche qui qualche cosa che è stato bruciato, quindi anche roghi abusivi, insomma questo è il contesto della campagna che sta accanto a quello che stiamo vedendo, cioè che ha portato alla scoperta poi invece dei rifiuti cimiteriali. E sui rifiuti cimiteriali proseguono le indagini per cercare di capire le responsabilità. Ne parleremo più approfonditamente nel servizio di questa sera. Ci sono però un po' di cose che non quadrano. Intanto avete visto quelle croci conficcate nel terreno. Qui sotto il pelo dell'acqua erano stati abbandonati e le decorazioni metalliche che provenivano dalle bare che erano state esumate al cimitero. Però c'erano queste tre croci conficcate sul ponticello in bella evidenza, quasi come a mettere un segnale. E poi non tornano i tempi, perché questa è un'area di campagna che comunque, nonostante le bruttezze che vi abbiamo fatto vedere prima, continua ad essere frequentata,
Quindi è presumibile che quando era stata fatta la segnalazione era da poco tempo che era stato effettuato l'abbandono, soprattutto se davvero c'era stato questo segnale fin da subito delle croci conficcate. La segnalazione aveva cominciato a girare con un tantan sui social nella giornata di lunedì. Giusto un paio di giorni prima c'era stata la manutenzione del canale arrivo da parte di Est Sesia e non era stato trovato niente. E poi le ossa umane ritrovate il giorno dopo. Abbiamo detto il lunedì mattina la segnalazione tramite i social. Il martedì mattina ci eravamo recati sul posto e avevamo trovato i tecnici del comune che perlustravano la zona. Poco dopo era arrivata la polizia locale perché subito c'era stato il sospetto che ci potessero essere. In quel momento si pensava dei resti di bare, non si pensava fino ad arrivare all'estremo delle ossa umane, ma subito si è pensato che ci potesse essere qualcos'altro. Quindi il martedì si era fatta un'approfondita perlustrazione. Ora quello che ci si chiede è perché le ossa sono state ritrovate il giorno dopo e si sospetta quindi che forse qualcuno le ha portate lì dopo. E poi le targhette dei defunti, un modo per ricondurre immediatamente al momento dell'esumazione e a chi l'aveva fatta, stiamo parlando del 2019, cimitero di Vigevano. Insomma, tanti elementi, forse troppi, su cui bisogna fare chiarezza. Le indagini proseguono e naturalmente cercheremo di aggiornarvi. Al momento la linea allo studio. Grazie, grazie Paolo. Invece nella giornata di ieri abbiamo seguito a Milano l'intervento del ministro Lamorgese al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, diversi gli interventi a margine di questo incontro, anche il sindaco sarà voluto puntualizzare i dati dell'ultimo anno. Al vertice del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza in Prefettura ha presenziato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, secondo il quale l'indice di delittuosità in città nel 2021 è stato il più basso degli ultimi 20 anni. Sala, al termine rispondendo alle domande dei giornalisti, ha mostrato un grafico con il numero di omicidi volontari dal 96 ad oggi. È sicuramente un'emergenza, spiega il primo cittadino, dovuta più a una percezione di insicurezza da parte dei cittadini che a un reale incremento dei reati, che invece, spiega Sala, sarebbero in diminuzione. Dovete permettervi di dire che rispetto a una tematica come quella della sicurezza c'è sempre un gap tra la realtà e quello che la politica in maniera strumentale vuol far apparire. Io non ho potuto evitare nel corso del comitato di mostrare, come lo mostro a voi, questo piccolo grafico. Questo piccolo grafico cosa mostra? Mostra il numero degli omicidi volontari dal 96 ad oggi. Ora, vedete qual è stato il declino? Sono gli omicidi volontari dal 96 ad oggi. E fatemi dire questa cosa, molto spesso, e qui posso permettermi, faccio politica e quindi fare affermazione politica, la destra enfatizza questi fenomeni solo per qualche obiettivo elettorale, ma qui governavano loro, qui governavano loro, governavano loro. E quindi questa è realtà, sono gli omicidi volontari. Per cui stiamo un po' attenti e non cadiamo anche in alcune trappole, perché se no vale tutto. Invece non vale tutto. La sicurezza e le città sono cose serie che vanno gestite con serietà, prendendosi le proprie responsabilità. Io intorno al tavolo ho sentito soprattutto presa di responsabilità e nessuno ha detto non ci sono problemi, è colpa di un altro. Rimane il fatto che però bisogna stare anche un attimo attenti. Siccome è un tema di tutta la città e di tutti i cittadini, ecco, quando si dice che la politica se si divide fa male, questo è un esempio. Quindi io credo che dovremmo continuare a lavorarci, però ripeto, esco estremamente rinfrancato da questo comitato. Io sulla stazione centrale le rispondo, sempre tornando alla questione politica, che quando c'è stato un omicidio-suicidio, non ci sono novità, in una via di fianco che è stato l'ultimo grande evento, il giorno dopo rappresentanti, assessori regionali sono andati di fronte alle telecamere con la mia foto, questo le dico, e forse è stato un suicidio. Quindi questo è il tema. Io per forza che devo reagire, perché la verità ha un senso.
La Falcitani ha un altro. Cambiamo argomento, apriamo una pagina interessante, quella degli interventi che stanno mettendo in campo diverse amministrazioni locali grazie a diversi contributi, tra cui il PNRR. Il caso di Sedriano, dove arrivano 2 milioni di euro, e allora torno da Stefano Galimberti, che è proprio a Sedriano. Come verranno investiti questi fondi molto importanti, Stefano? Mario, verranno investiti per l'edificio che vedete qui alle mie spalle, Villa Allavena, una villa storica di Sedriano risalente al 1800, ma che è ormai da sempre a memoria di tutti in uno stato di totale abbandono. Come per tutti i beni pubblici che rimangono in questo stato per vari motivi, ovviamente è sempre stato difficile, se non impossibile, per tutti i comuni intervenire proprio per le ingenti somme, cosa che a Sedriano invece si potrà fare grazie, come annunciavi tu, agli oltre 2 milioni di euro che il comune ha ricevuto dal PNRR per rivitalizzare questa struttura. Il sindaco di Sedriano neoeletto Marco Re, che aveva la riqualificazione di Villa Allavena nel suo programma elettorale come punto probabilmente anche centrale di tutta la sua futura azione politica, ha detto che, appunto, come scritto nel suo programma elettorale, farà in modo che Villa Allavena venga inglobata in tutto quello che è il centro di Sedriano, che è qui a pochi metri da noi, come per esempio il municipio, e farne prima di tutto una sede di rappresentanza di lusso che il comune di Sedriano non ha, oltre che a un polo culturale dove potrebbero trovare posto convegni, mostre, e quindi unire quella che è la rappresentanza del comune a eventi culturali di ogni tipo. E questo nuovo finanziamento per Villa Allavena non è il solo nel Magentino. Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni che anche il comune di Corbetta ha ricevuto 900.000 euro per il Museo del Legno, che è paragonabile a Villa Allavena per quanto riguarda lo stato di abbandono. Quindi questi due interventi, questi fondi che sono riusciti a ottenere sia Corbetta sia Sedriano in particolare tramite l'aiuto di Città Metropolitana, che ha appunto passato quello che è il progetto del comune poi allo Stato per ricevere i fondi, dimostrano come comunque molte amministrazioni nel Magentino si stanno muovendo bene per riuscire a ottenere questi fondi del PNRR, che, come abbiamo detto in apertura, sono fondamentali se si pensano a interventi di questo tipo che altrimenti sarebbero totalmente impossibili per i bilanci dei comuni. A te la linea, Mario. Grazie Stefano. Interventi anche in provincia di Pavia, nella zona di accesso al capoluogo, nella zona sud, ripartono a breve i lavori per la sistemazione di via Turati, il principale accesso dalla zona di San Martino a Pavia. Facciamo il punto nel servizio. Ripartiranno nei prossimi giorni i lavori per la riqualificazione di via Turati a San Martino Sicomario, una delle strade più trafficate dell'intera provincia. Il cantiere riaprirà il 14 febbraio, mentre i lavori veri e propri dovrebbero ripartire una settimana dopo, il 21 febbraio. Il progetto di riqualifica di questo tratto della ex statale dei Giovi prevede la realizzazione di un lungo viale alberato con uno spartitraffico e un percorso ciclopedonale che permetterà di attraversare in sicurezza. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a più di 1 milione di euro, stanziati da provincia, comune di San Martino, regione e con un contributo del supermercato Lidl. Dopo lo stop dovuto alla stagione invernale, i lavori ripartiranno sulla parte centrale della strada. Vista l'importanza dell'intervento e il numero di macchine che ogni giorno percorrono via Turati, nella zona del cantiere verrà stabilito il limite di 30 km all'ora. Il piano dei lavori prevede 4 fasi, con le demolizioni e le ricostruzioni delle porzioni esistenti, l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione e la realizzazione delle aree verdi. L'ultima fase del progetto, quella prevista per le asfaltature e per il posizionamento dell'arredo urbano, dovrebbe partire a inizio maggio. Il termine dei lavori con la conseguente chiusura del cantiere è invece prevista per fine giugno. Entro l'inizio dell'estate, insomma, la viabilità della zona a sud di Pavia dovrebbe cambiare completamente volto. E cantieri e anche disagi a Vigevano per i lavori al Noviglio Sforzesco. Io torno da Paolo Barni, lavori che proseguiranno circa un paio di mesi e ovviamente, come dicevamo, disagi alla viabilità da mettere in conto. Paolo, i dettagli anche di questi lavori.
Sì, esatto, il cantiere si trova proprio a pochi passi da qui e davanti a una scuola, quindi in questo momento che c'è l'uscita degli studenti abbiamo dovuto spostarci. Comunque è un cantiere che è iniziato ieri con la delimitazione, oggi è cominciato ad entrare nel vivo con i primi operai al lavoro. I lavori veri e propri inizieranno nei prossimi giorni quando ci saranno anche le condizioni del livello dell'acqua. Perché? Perché è un cantiere che va avanti da molti anni e ancora per molti anni continuerà, che si può effettuare soltanto nei momenti di asciutta del naviglio, perché richiede, cioè, l'obiettivo dell'intervento è il consolidamento della copertura del naviglio che nel tratto che attraversa il centro storico di Vigevano è coperto, quindi dalle poste fino ai giardini della Regina Margherita si era intervenuto nel corso del 2020, con tra l'altro anche l'interruzione a causa del lockdown che aveva provocato ritardi. Poi man mano si va avanti di asciutta in asciutta. Nell'asciutta autunnale si era iniziato a lavorare sul tratto che è ancora cantierato adesso, cioè nell'incrocio tra via Guido da Vigevano e la scuola media Bussi. Si continuerà in questi mesi invece di asciutta invernale, poi nel frattempo per alimentare le marcite nel periodo tra dicembre e gennaio nel canale è stata fatta rimettere l'acqua. Si cercherà di terminare questo intervento, l'acqua tornerà con la fine del mese di aprile. Se non si farà in tempo, si dovrà riprendere con il mese di novembre. In ogni caso, sì, il cantiere non è finito qui, perché ci sarà poi la parte che è veramente antistante l'ingresso della scuola media Bussi, che si dovrà andare a mettere mano, poi più avanti anche il tratto di Piazza Sant'Ambrogio, per poi terminare con il mercato coperto. Insomma, un'impresa iniziata 2 anni fa che ancora richiederà tanti anni, è l'intervento più importante fino adesso realizzato negli ultimi anni a Vigevano, diciamo. Dal cavalcavia alla Marmora è l'opera più importante e anche per la sicurezza, perché comprende il fatto poi di poter circolare sopra la copertura con le automobili. Rimarrà chiuso il tratto tra via Carducci, via Guido da Vigevano e le scuole Busse fino alla fine di aprile. È tutto. Grazie Paolo, proseguiamo questo viaggio all'interno dei comuni e ci spostiamo a Certosa. Anche qui diversi già gli interventi messi in campo in tema di edilizia scolastica, anche al centro sportivo, come abbiamo documentato nei mesi scorsi, altri in cantiere, a cominciare dal collegamento con le frazioni, ma non solo, attenzione anche al delicato tema dei servizi sociali. Si apre una nuova stagione di programmazione a Certosa. Dopo l'ampliamento scolastico e l'inaugurazione del centro sportivo dei mesi scorsi, l'amministrazione comunale del sindaco Marcello Infurna punta a intervenire su più ambiti. Non solo il tema dei collegamenti con le frazioni. Grande attenzione viene infatti destinata anche all'edilizia scolastica e al delicato settore dei servizi sociali. Abbiamo allargato la platea degli assistiti perché soprattutto in materia di servizi sociali c'è sempre bisogno ovviamente di come dire, assistere la popolazione più fragile e su questo non ci siamo mai sottratti, tanto è vero che la nostra voce di bilancio più corposa e più grossa è che continuiamo ad alimentare. E particolare attenzione come sempre alla scuola che abbiamo oltre che l'ampliamento scolastico di cui tanto si è parlato, quindi con la mensa. Abbiamo installato il nuovo ascensore, quindi abbattuto anche diverse barriere architettoniche. Abbiamo effettuato una serie di lavori all'interno dei vari plessi, per esempio con nuovi bagni per disabili. La crescita del comune di Certosa è stata costante nel tempo. I numeri parlano chiaro con il bilancio, che è arrivato quasi a triplicare. Sono davvero fiero di ciò che siamo riusciti a fare perché, insomma, è un piccolo comune che nell'arco di pochissimi anni è passato da un bilancio che va dai 3 milioni agli attuali 8 milioni di euro e che mette appunto non solo ha valorizzato il patrimonio comunale appunto che noi abbiamo, ma che ci ha permesso davvero di poter avere maggiori servizi e di guardare a tutti gli ambiti, anche per esempio agli ambiti ambientali.
Chiudiamo questa ampia pagina dedicata ai comuni, ci spostiamo sui temi sanitari con la ripartenza dell'iniziativa della raccolta del farmaco, parte proprio oggi, andrà avanti fino al prossimo 14 febbraio per aiutare le persone in difficoltà. Oltre 450 farmacie per supportare il lavoro di quasi 100 realtà benefiche del territorio. Sono i numeri dell'edizione 2022 della giornata di raccolta del farmaco che torna a Milano e provincia dall'8 al 14 febbraio per consentire di aiutare il maggior numero possibile di famiglie. Durante questi 7 giorni sarà possibile recarsi nelle farmacie aderenti per donare uno o più medicinali da banco. I farmaci raccolti saranno consegnati a oltre 100 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti. Nel 2021 le oltre 52.000 confezioni raccolte hanno portato sollievo a più di 100.000 persone. Venite tutti a donare un farmaco, è una cosa semplice, è una cosa che può fare chiunque, anche la spesa è modica perché i nostri farmacisti sono pronti a offrirvi dei prodotti che non necessariamente sono costosi. Quello che voi donerete andrà a 100 enti che assistono giornalmente, quotidianamente persone in difficoltà, che siano persone senza fissa dimora, che siano persone che vengono dall'estero, che siano famiglie italiane che durante questo periodo o sono scese a un livello di povertà e di indigenza oppure che hanno delle difficoltà obiettive. L'iniziativa mira a combattere la povertà sanitaria, una condizione che con la pandemia si è aggravata. Nel 2021 in Italia le richieste di farmaci alle realtà assistenziali partner dell'iniziativa sono state quasi 600.000, ossia 160.000 in più rispetto al 2020. Si è registrato quindi un incremento del 37% delle persone indigenti che hanno chiesto aiuto alle 1.800 realtà assistenziali convenzionate col banco farmaceutico per farsi curare. Il tema della povertà sanitaria è un tema forte, presente nel nostro contesto, nella nostra regione, e la pandemia ha amplificato questa difficoltà. Ecco, è un'occasione per rispondere al bisogno materiale di tante persone che non possono comprare dei farmaci, ma al tempo stesso è una settimana in cui dobbiamo aprire una discussione, un confronto su questo tema. Molte persone oggi nel nostro paese, nella nostra regione, fanno fatica a comprare farmaci e occuparsi della loro salute per un tema di reddito. A Magenta adesso, dove l'associazione AICIT ha ricordato, dopo lo stop dello scorso anno per la pandemia, Roberto Corneo, mancato oltre 40 anni fa per il cancro. Vediamo. 41 anni dalla scomparsa di Roberto Corneo è una celebrazione che segna anche il quarantennale rimandato causa Covid. L'AICIT, associazione di intervento contro i tumori, è nata a Magenta proprio a seguito della tragedia dell'allora 24enne Roberto e ha voluto organizzare il ricordo al cimitero di Magenta. L'AICIT è attiva in città anche con la sua attività di trasporto dei malati all'ospedale San Raffaele di Milano per permettere loro di sottoporsi alla radioterapia e con l'aiuto all'ospedale di Magenta per il quale finanzia l'acquisto di apparecchi necessari per la cura dei malati di tumore. Come ormai tradizione, da 41 anni veniamo a salutare il nostro amico Roberto Corneo, che è diventato chiaramente amico anche di quanti non l'hanno conosciuto, e grazie al dolore che abbiamo provato per la sua scomparsa, è nata questa possibilità di fare qualcosa di veramente utile, di far diventare questo valore una potenza, una forza, ed è nata quindi poi l'AICIT. Roberto era un ragazzo veramente degno di essere ricordato per le sue caratteristiche, per il suo buon carattere, il suo impegno, la sua voglia di fare. Quindi questo l'abbiamo voluto trasferire in AICIT. Avere qua le forze, le colonne di quelle che sono il nostro volontariato è la cosa che ci fa più piacere. Abbiamo tutti assistenti autisti, naturalmente anche le segretarie che organizzano e coordinano questo lavoro di volontariato assoluto, non percepiamo mai nulla, quindi è una cosa proprio fatta disinteressatamente. E grazie a questo riusciamo con quattro pulmini a soddisfare le esigenze di molti malati di cancro che hanno bisogno delle terapie radianti. È stato la giornata mondiale del cancro, e quindi diciamo che il fatto di essere vicini a questo momento mondiale per noi è anche un motivo di soddisfazione.
Andiamo sul web adesso perché continuano le occupazioni a scuola a Milano, come abbiamo raccontato già nella giornata di ieri. Ansa Lombardia riporta che dopo il Carducci è stato occupato anche il liceo Vittorio Veneto. Continua l'ondata a Milano contro il vostro modello di scuola, ha spiegato una storia Instagram postata dal coordinamento dei collettivi studenteschi, una notizia su cui torneremo anche nelle prossime edizioni. La nostra informazione ripartirà proprio con l'edizione Milano a partire dalle 19:00.